Day, quest'oggi parliamo di spogliarelli maschili, ma siamo a un momento di rottura clamorosa, non di rottura che no, potete immaginare quando mi vedete, ma rottura bella. Perché oggi le donne si spogliano, abbiamo la famosa spogliarellista, qual è il tuo nome, Chantal? Ma lo hai appena detto, appunto, Chantal, te l'ho detto perché altrimenti mi dice il tuo nome vero e non funziona. Non è la serata nella quale io praticamente toglierò gli abiti per te, mio pignone. Ragazzi, dove c'è una pigna c'è sempre un tronchetto e a volte il tronchetto può essere della felicità. Senti, ecco, allora sei pronta per il tuo spogliarello? Siamo tutti contenti. Siamo pronti, tu cosa toglierai per me? Io toglierò la collana, guardate. Ci vuole anche classe per togliere la collana, io l'ho tolta per voi, la lascio così, un po' penzolante, ma poi questa collana volerà. Chissà dove andrà, eccola qua. Sì, ecco, la Madonna addolorata. Per il momento, da Nocera è tutto, per Striscia, per Night and Day, Luca Ambeta. E la sua pigna. E che pigna. Felicissimi di trovarci nella nostra città, Nocera Inferiore, naturalmente incontrare un volto noto della TV, perché abbiamo con noi questa sera il nostro Cristiano Angelucci. Ora siamo, come dire, anche molto curiosi di avere qualche sua novità per quello che riguarda la sua vita privata, la sua vita sociale e tanto altro. Ciao mio caro, benvenuto, come stai? Carissima, benone, un saluto a tutti. Le donne di Nocera ti hanno voluto nuovamente qui. Nuovamente, grazie a Dio, anche perché io qua di là, cioè, di te ci conosciamo meglio della vita, no? Tra i locali e tutto mi sono fatto un monte di amici, te sai benissimo, infatti sì. Facciamo cene, quindi per me è sempre un gran piacere essere qua. Quindi essere qua, intanto festeggiare con queste ragazze, speriamo di divertirci, di essere in tanti. La festa della donna, ecco, un messaggio importante per loro che si apprestano a vivere emozioni forti anche con la tua presenza, tanti autografi e sicuramente anche tanti baci. Speriamo, io sono a loro disposizione. Intanto auguro a tutte le donne il mio più sincero augurio di passare una splendida serata. Poi Tu ti accompagni, almeno ultimamente sapevamo, non so se sono aggiornata, ad una donna il quale tu sei innamorato, non sappiamo, certo. Ecco. Certo, sì. No, vabbè, e sono felicemente fidanzato, dai. Sono con Alessandra e lei ha appena finito a fare un programma di Affari Tuoi adesso su Rai 1. E ora io sto continuando a studiare, abbiamo avuto delle grandissime proposte. Siamo contenti, anche se ha cambiato un po' il look, perché ha tagliato i suoi capelli. Li abbiamo tagliati. Abbiamo dato un taglio deciso, bene. E sarà decisivo per la tua vita, quindi splendida a te. Guarda, sei carinissimo, grazie. Non ti abbiamo disturbato questa sera, ma ti coinvolgeremo perché sappiamo che questa sera stai per entrare al Pentaworld di Nocera Inferiore. Esatto. Io spero, insomma, di passare una bellissima serata insieme a tutti voi. Vi aspetto. Un bacio alle donne che sono lì. Un bacio enorme a tutte le donne d'Italia. Welcome Night in the People. Stasera ci troviamo al Pentaworld di Nocera Inferiore. Una serata piena, ricchissima di ospiti. Alla mia sinistra c'è Laura Calcagno, una donna, un violino. Ciao Laura, ciao. Benvenuta, buonasera. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buonasera. Buonasera, anzi, buon Natale. Buon Ferragosto a tutti. Buon Ferragosto a tutti, buona Pasqua e tutto quanto. La cultura che c'è oggi. Ti trovi a Nocera Inferiore, questa bellissima struttura sportiva che hai appena visitato, insomma. Ti è piaciuta? Ti piace come struttura? Sì, è molto bella, molto moderna. Complimenti a chi l'ha costruita, a chi la gestisce. Allora, Laura ha un ruolo molto particolare. Lei suona il violino elettrico. Sì. Tra un pochino la vedremo all'opera. E vi posso assicurare che è a dir poco sconvolgente, ragazzi. Mi avevano detto che sotto il vestito non avevi niente. Possiamo vedere cosa abbiamo sotto il vestito? Perché i nostri amici a casa devono capire, devono... Dai, ragazzi, direttamente da Brindisi, dalla Puglia, una ragazza a dir poco bellissima, dai. Allora, vestita per il freddo, dai. Tu... insomma, non si può stare. Mi viene facile spogliare le ragazze, quindi ci sono riuscito anche questa volta. Copriti perché fa freddo. Il nostro amico Luca Abete voleva sapere se sotto la doccia suoni il violino o canti. Questo voleva... Nessuna di tutte e due le cose. Laura, noi ti auguriamo una buonissima serata, buon lavoro e faccio un saluto particolare agli amici di Night and Day Television. Ciao ragazzi, questo è Night in the Television, ciao! Continua il nostro giro all'interno della Pentaworld Fitness di Nocera Inferiore, una struttura sportiva a dir poco bellissima. Io sono insieme a uno dei proprietari, Michele. Michele, buonasera, come stai? Buonasera a te, bene. Ciao a tutti e auguri a tutte le donne. Questa sera avete esagerato con tutti questi ospiti. Diciamo che noi della Pentaworld piace esagerare. Pentaworld è una struttura sportiva polivalente, ossia... C'è di tutto qui, si può fare fitness, si può fare bodybuilding, si può giocare a calcio, si può fare spinning, insomma si può fare di tutto. La cosa più bella è che oltre a organizzare, insomma, eventi sportivi, organizzate anche eventi notturni, che Pentaworld non è solo palestra, è anche notte. E anche notte, a volte, una volta al mese faremo questa festa per far divertire
le donne e anche gli uomini. Ti auguro una buonissima serata, sarai impegnatissimo stasera, sarai pieno di impegni vista la quantità degli ospiti. Ti auguro una buona serata, un saluto dalla Night and Day Television, ciao! Ciao, ciao! Una serata davvero esclusiva, una festa della donna festeggiata all'insegna del benessere col Pentaworld. Sono in compagnia della Voce d'Italia, Enzo Mammato. Dunque, una buonasera e benvenuto naturalmente anche al proprietario titolare della Pentaworld. No, buonasera soprattutto a lui, perché io questa volta, di solito io alla festa delle donne non lavoro, perché alla festa delle donne lavorano quella gente che non c'hanno la pancia come me, quella gente tutto con fisico da tartaruga. Dobbiamo ricordare, Enzo, che tu sei stato presente all'inaugurazione, dunque un buon portafortuna perché è una delle strutture vincenti del nostro territorio. No, io ti devo dire la verità, nonostante Michele sia un amico e credo nelle sue qualità, pensavo che come era Nocera non seguisse questa palestra che era moderna, invece ho saputo che la palestra va bene, sono contento, spero che migliora sempre e che Nocera migliora, perché Nocera ha dimostrato di essere una cittadina all'avanguardia delle zone del nord. Guido, io vorrei un da basso verso l'alto, perché dobbiamo dimostrare che questo passaggio è avvenuto in giacca e cravatta. Credimi che è stato molto difficile, è stato un passaggio come andare sopra il livello. Io vado a prendere mia sorella e la porto qua. Tu conosci mia sorella? Certo che ho avuto il piacere di conoscerla. Beh, un po' tutta la tua famiglia, no, a Maiori. Mia sorella che è qua vicino al locale concorrente, a Benevento, è l'Elemona. Intanto ci divertiamo qui al Pentaworld, dove tutte le donne si scateneranno in presenza della Voce d'Italia, Enzo Mammato. Come dice il mio presidente Berlusconi, le donne fanno bene alla politica, no, fanno bene solo a lui. L'augurio che faccio a tutte le donne, pure perché sono le mie migliori clienti. Bravissimo, e ricordiamo che siamo dinanzi ad un'altra bellissima struttura sul territorio di Nocera, che è il bingo di Nocera Inferiore.